Altro giro, altro unboxing. Oggi abbiamo la nuovissima Moonraker Sly, e-bike light con motorizzazione Bosch Performance SX. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente unboxiamo insieme e montiamo la nuovissima Moonraker Sly, e-bike light, diciamo sorella minore della Dune, perché telaio in alluminio, quindi costo molto molto più basso rispetto alla Dune, ma stesso cuore, stessa motorizzazione, Bosch Performance SX, quindi 55 Nm di coppia, 600 W di picco, ma un animo sempre da vera enduro, perché 160 all'anteriore, 150 al posteriore e delle belle chicche che vediamo tra un attimo. Andiamo a manetta. Come sempre qui sotto trovate in descrizione il link per andare a vedere tutta la gamma di Moonraker. Tra l'altro sono appena tornato giusto ieri da finale e ho provato anche il nuovo Bosch, quello è già uscito, ve ne posso parlare. Devo dire, bel passo avanti come affinamento di prestazioni. Secondo me niente di rivoluzionario perché era già il prodotto di riferimento. E anche per quanto riguarda questa bici, per le bici light con l'SX, siamo davvero al top della gamma, al top della scelta che possiamo fare, perché tantissima potenza, praticamente come capacità di arrampicata, ovviamente abbiamo meno coppia, ma riusciamo davvero a inerpicarci in trail, in salite molto molto tecniche che con altri motori light non possiamo fare, secondo me. E anche settimana scorsa sono stato a finale, dove ho incontrato il nostro buon Marco Cisla, il responsabile marketing di Moonraker Italia, insieme al nostro buon Enrico Guala. Loro erano con una full power motorizzata Bosch, io ero con la Dune e ho fatto tutti i percorsi tranquillamente con salite incazzatissime, roba tecnica, insomma una figata. Infatti sono mega esaltato per questo tipo di bici, perché si può fare praticamente di tutto, basta avere un po' di tecnica, un po' di gamba ed è una figata. Altra nota che vi faccio subito è che la confezione di Moonraker è totalmente in carta, cartone e scotch di carta, quindi totalmente riciclabile, non c'è nessun tipo di plastica né fascette, e questa è una figata perché almeno non mandiamo in giro tonnellate di plastica. Valigetta, vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo tutti i vari manuali e ovviamente qui possiamo tenere il nostro carica per la batteria. Altra scatoletta, qui abbiamo il disco anteriore, anche perché sulle Mavic ID Max SL non è montato. Come sapete Moonraker lavora tantissimo con Mavic per quanto riguarda le proprie mountain bike. Qui abbiamo il caricatore, non è per niente gigante, anzi è facile portarselo anche dietro in caso di necessità, per ricaricare la batteria da 400 wattora di questa Sly. Ah, qui tra l'altro abbiamo un controllo qualità per far vedere l'operatore che ha montato la bici in fabbrica. Tra l'altro, se non l'avete mai visto, vi invito a guardare il video che ho fatto direttamente in azienda da Moonraker, perché a parte essere un'azienda bellissima a livello proprio visivo, è stato veramente molto figo vedere tutto il processo di produzione, sia dall'R&D fino ad arrivare all'imballaggio finale delle bici montate e prodotte. Qui abbiamo il classico carica per il cambio. Tra l'altro su entrambi i modelli R della Sly abbiamo il nuovo T-Type, quindi super resistente e facilissimo da regolare. Qui abbiamo la sella Fizik ed ora passiamo alla vera chicca ed estraiamo la bestia. Eccola, mettiamo la bici attaccata al cavallette giusto per montarla un po'. Come vedete, appunto, tutto di carta. Parlando invece un po' di numeri, questa nuova Sly, la bici appunto come vi ho detto è
29,29, 160 all'anteriore, 150 al posteriore, 64 gradi e mezzo di sterzo, quindi secondo me un numero che troviamo ormai sulle bici da all mountain, ormai le enduro vanno ben oltre questa soglia, 77 gradi di sella effettivi, quindi anche qui abbiamo un valore molto molto utile che ci permette di arrampicare bene, perché è bello verticale, quindi ci permette di spingere tanto. Ma la cosa che è cambiata tanto in casa Mountrekker è la divisione delle taglie. Ora abbiamo ben 5 taglie che vanno dalla S alla XL e c'è stata l'aggiunta, per quanto riguarda la taglia intermedia, della ML, che è quella che utilizzo anche io. Diciamo che se volete prenderlo come riferimento, io sono alto 1,82, utilizzo sempre bici che più o meno hanno 480 mm di reach, però una cosa del genere, 475, 485, questa appunto è 480 di reach, se volete avere un riferimento. Quindi questa nuova divisione delle taglie che secondo me aiuta ancora di più a fare la scelta giusta, anche perché con Mountrekker anche io ho sempre avuto il problema di avere delle bici un pochettino troppo grandi e sulla M ero un po' risicato, mentre invece sulla L ero troppo abbondante, quindi cercavo sempre di andare poi sull'attacco manubrio più corto e secondo me era sbagliato, perché poi si andava a modificare la posizione in sella, insomma non andava bene. Con questa nuova divisione delle taglie che ho avuto modo già di provare sulla Dune, devo dire che sembra di essere a casa, si salta in sella e dopo pochi metri ci si trova veramente subito super super bene. Abbiamo già anche la protezione delle pedivelle, non da poco, soprattutto perché con le bike è facile facile andare a toccare sotto. Differenze tra ovviamente una full power e una light sono sostanzialmente nella coppia, perché il picco di potenza che può raggiungere questo Bosch è veramente elevatissimo. Ovviamente non avendo così tanta coppia dobbiamo sopperire un po' noi frullando per riuscire a sorpassare gli ostacoli, ed è un po' la differenza che si avverte subitissimo dopo pochissimi metri. Il problema sta nel fatto che se si è abituati a frullare anche con la bici, diciamo, tradizionale, si può tranquillamente abituarsi al tipo di pedalata di una bici light, ma se si viene da una bici full power con tantissima coppia è un po' più difficile, perché magari si è abituati ad avere una cadenza un po' più bassa e quindi si fa un po' fatica, soprattutto sui tratti un po' più ripidi e tecnici. Tra l'altro vi segnalo che abbiamo anche il nuovissimo Kermo Bosch, molto piccolo, veramente compatto, che permette di essere ancora più protetto, insomma, appena sotto il manubrio, appena di fianco all'attacco manubrio, senza bisogno di avere il Kiox che sporge, e soprattutto con bici da enduro che ovviamente vengono stressate tanto a livello di utilizzo e magari possono cadere, possono ribaltarsi, è molto meno facile rovinarlo o romperlo. Comunque bici veramente molto molto bella. Come vedete, rispetto alla Crafty il sistema di sospensione è cambiato molto e siamo molto più vicini a quello che è la Knit, quindi ammortizzatore che diventa un po' più orizzontale ed è collegato direttamente al carro, mentre prima nella Crafty l'ammortizzatore era collegato alla biella bassa del sistema di sospensione. Qui invece è direttamente attaccato al carro e viene ovviamente compresso da entrambi i lati. Devo dire, questa scelta ha migliorato sia la sensibilità iniziale che soprattutto il sostegno, che ovviamente per un e-bike è fondamentale se vogliamo andare a affrontare salite un po' più ripide, un po' più tecniche, senza lo svantaggio che la bici si siede e affonda e soprattutto perde grip all'anteriore. Tra l'altro vi ricordo che con questo sistema Bosch è possibile, a parte ricaricare la bici direttamente da qui, collegare l'extender da 250 wattora, che porta la capacità totale a 650 wattora, che sono veramente tanti, e con questo motore ci permette di fare tantissimo dislivello. Extender che poi si attacca e stacca, ma lo vedremo nel video della Dune, in modo super facile e veloce, quindi se siete in calo di energia o volete comunque eliminare o aggiungere capacità e peso, ci vuole veramente un secondo per fare questa operazione. Andiamo a montare anche l'attacco manubrio, tra l'altro fighissimo questo attacco di on off, che è un marchio sempre di casa Mountrekker. Anche qui abbiamo sempre la possibilità di attaccare i due pezzettini di supporto al manubrio, che ci rendono l'operazione ancora più facile. Attacco in questo caso da 30 mm di lunghezza, e anche il manubrio dovrebbe avere, se non mi sbaglio, 35 mm di rise, anche molto bello secondo me da vedere, un po' motocross style. Freni code per questo montaggio, mentre invece le sospensioni sono Fox. Abbiamo una 36 con la cartuccia grip, ovviamente questa, se vogliamo più di performance, da magari upgradare con una Grip X2 magari, o già una
una grip sarebbe davvero top. Mentre invece per l'ammo abbiamo il FloatX. Devo dire questo non male per quanto riguarda il supporto in fase di pedalata. Ok, qua chiudiamo 0.7. Poi andremo a fare le varie regolazioni del caso. E come vi ho detto, trasmissione in questo caso GX T-Type, quindi elettronica, con l'attacco diretto sul telaio che la rende veramente super super resistente. Montiamo la ruota, magari togliamo fermapastiglie. Tra l'altro DHF, notavo adesso, Exo Plus, ovviamente palla non troppo adatta a usi intensivi, ma Max Grip, quindi ottimo da quel punto di vista per la tenuta. Mentre al posteriore abbiamo un DHR, Exo Plus, anche qui sarebbe meglio magari mettere un'antiforatura per l'utilizzo un po' più aggressivo se non si vuole usare troppo pressioni alte, e Max Terra per quanto riguarda la mescola, che ovviamente va a aumentare un pochettino di più i chilometri che possiamo fare in sella alla nostra bicicletta. E montiamo la sella e direi che siamo pronti. Tra l'altro notavo ora, l'ho appena misurato, il reggisella è da 200 mm di escursione. Devo dire ottimo, perché riusciamo poi ad avere la sella molto molto bassa, che non ci dà fastidio in discesa, ed è pure regolabile, quindi svitando il collarino qui e andando a ruotare la boccola interna in plastica, operazione da circa 25 secondi, si riesce anche a regolarlo, perché ovviamente se abbiamo le gambe troppo corte, la misura della bici invece non lo permette, dobbiamo andare a sopperire a questa cosa, cioè per riuscire ad avere l'altezza sella giusta e sfruttare al massimo l'escursione del reggisella. Io pedalo 77 cm di altezza, quindi avere un tubo sella non troppo lungo con però tanta escursione mi aiuta tanto, perché poi quando vado in discesa la sella è molto 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 bassa. Poi dipende anche un po' voi come siete abituati, se vi piace un pochettino sentire la sella tra le gambe mentre scendete oppure no, insomma molto molto personale questo discorso. Forse chi viene dalle moto ha un po' di più questa cosa di voler sentire la sella e stringere la bici. A me piace un po' una via di mezzo, non troppo troppo bassa ma neanche che dia fastidio. Prendiamo il metro, diamo l'altezza sella, figo perché arriviamo proprio perfetti, 77, cosa che non faccio mai, ma andiamo alla pesa. 20,75. Devo dire che per una bici in alluminio che non è top di gamma, a parte le linee che secondo me sono comunque bellissime, perché quando l'ho vista la prima volta che era ancora sotto embargo pensavo fosse una bici in carbonio, perché la parte del nodo sterzo è incredibile nonostante sia in lega leggera. Comunque, nonostante abbia manubrio e attacco, manubrio in alluminio, ruote non top di gamma, pedivella in alluminio, secondo me è veramente una figata, perché comunque se pensiamo che le bici da enduro moderne sono intorno ai 16-17 kg, sono montate con gomme adatte, antiforatura, ammortizzatori a molla, insomma avere 3 kg in più, però avere questa potenza per poter fare tanto dislivello divertendosi senza far troppa fatica è una figata pazzesca. Questo modello viene proposto a 7000 euro come prezzo, e secondo me, guardando le componenti montate e pensando che è un e-bike con un sistema Bosch, non è assolutamente male. Ovvio, si può ancora migliorare, e se Marco ce la lascerà per un pochino andremo a fare magari un po' di upgrade durante l'utilizzo per andare a vedere cosa cambia, ma secondo me è già così. Potrebbe essere molto 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 divertente. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascio qui in descrizione il link per andare a vedere tutta la gamma Moonraker, che ormai è completissima. Ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi se è la prima volta che arrivate qui. Lasciate un commento, lasciate un like. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente il primo test sul campo di questa nuova Moonraker Slide.